Allora, siamo con il consigliere Falciola. La question time sulla ZTL della Borgomarina è stata, diciamo, in qualche modo bocciata da parte del sindaco, che in qualche modo rifiuta di sospendere questa disciplina viabilistica durante l'autunno e l'inverno. Ecco, un commento a caldo. Come da caldo, è stata bocciata la question time, ma il problema non è che sia tanto stata bocciata la mia question time. Il problema politico-amministrativo è che, come al solito, è stata negata una apertura nei confronti delle richieste dei commercianti e dei cittadini, perché comunque questa ZTL, la Marina, che ha un senso logico durante l'estate per l'afflusso dei turisti, per un maggior numero di residenti, per tutta una serie di motivazioni. La ZTL a entrare a Borgo Marina, quindi non si può entrare dal lato Merio Vespucci, ma può entrare soltanto dal lato Corso Garibaldi. Sinceramente, questa limitazione non ha senso logico, perché il numero delle utenze alla Marina, dei turisti, durante il periodo invernale, lo sappiamo tutti, è ridotto. Quindi, di conseguenza, ci è stato chiesto. Abbiamo analizzato anche la delibera con la quale è stata istituita questa ZTL, che nelle premesse dice per anche dei motivi di presenza di cittadini, quindi di persone, quindi è una premessa questa che non ci sta, cioè ci sta d'estate, ma assolutamente non ci sta durante il periodo autunnale invernale. Abbiamo portato questa question time per dire: guardate che tra l'altro la Marina, ok, la ZTL, ma è inaccessibile anche perché gli ascensori sono costantemente rotti. Notizia di oggi che adesso altro sogno mirabolante, non sono capaci, togliamo gli ascensori, mettiamo le scale mobili, che quando lo vedremo io credo che avrò 96 anni se sarò ancora su questa terra. Quindi io credo che qua bisogna essere concreti, cioè fare le cose che servono alla gente, non soltanto quello, no, non avere i preconcetti, portare avanti le proprie idee, non essere capaci mai a modificarle. L'abbiamo visto con la Via Santa Lucia, lo vediamo con il Paraso, lo vediamo oggi con la Marina. Noi abbiamo detto: va bene, signor sindaco, la ZTL è comprensibile, ma la ZTL esiste d'estate e va bene se è anche, diciamo, corredata da una serie di strutture che permettano di renderla attiva. Visto che già le strutture non ci sono e visto che l'inverno è un'ulteriore limitazione per tutti quelli che vivono e popolano Borgo Marina, facciamo sì comunque sia di renderla aperta a tutti. Per quanto riguarda la sua risposta, cioè diciamo della carrabilità, quindi non è il punto sui mezzi pesanti, nessuno pretende che i mezzi pesanti passino in Piazza Sant'Antonio. Il punto è che le autovetture o gli scooter con delle limitazioni di velocità, si può vedere, si può studiare, vedere tutto, però abbiano la possibilità di entrare. Tra l'altro sappiamo che alcuni commercianti hanno fatto richiesta per il permesso, non gli è ancora arrivato il permesso, quindi i problemi sono questi. L'abbiamo portato all'attenzione del sindaco, il sindaco, come al solito, per l'ennesima volta chiude la porta in faccia, non tanto all'opposizione, non tanto a me, che io tra l'altro non abito neanche a Marina, ma chiude la porta in faccia alle persone che mettono i loro denari costantemente nella Marina a popolare una zona, un borgo storico, e che tra l'altro è un borgo che non si riesce neanche a migliorare con un piccolo intervento amministrativo che non costava nulla né all'amministrazione né agli altri.